Ciao a tutti, qui è Criminal Violet. No. Ciao a tutti. No. Ciao a tutti, qui è Criminal Violet e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui prima di tutto per scusarmi dall'enorme assenza che ho avuto, ma sono stata via, ho fatto un viaggettino, ma adesso sono tornata, quindi non ho più scuse, devo rimediare a tutti i ritardi, video in arretrato che ho. Giustamente stamattina ho fatto un giro da GameStop, giusto, no? Mi sono tornata, vediamo un attimino che cosa mi manca. Ebbene, ho trovato questo. The Elder Scrolls Online. Ovviamente su PC, perché su platform Next Gen uscirà a giugno. Ma io cosa ho fatto? Avendo anche il PC, tra l'altro un ammiraglio di PC, ho ben deciso di comprarmelo e non vedo l'ora di provarlo. Allora, questo capitolo, per chi non lo sapesse, è ambientato 1000 anni prima dal capitolo di Skyrim. Per chi non l'avesse giocato, per favore lo giochi, anche se lo so, era, almeno a me è piaciuto molto di più Oblivion. Ma tornando a noi, parliamo di questo capitolo. Ovviamente è tutto online, quindi immaginatevi un'esperienza di gioco alla World of Warcraft, all'Ion, quindi online. Incluso in questa confezione vi è già il primo mese, quindi dal mese successivo dovrete o comprare una carta prepagata, ovviamente sempre mensile, oppure collegare al vostro account una carta prepagata o una carta di credito. In questa confezione cosa abbiamo? Poi vedremo anche su Next Gen, quindi sulle platform, come faranno le varie confezioni. Qui comunque avete questa bella confezione in carta, ovviamente, che si sfila, e abbiamo la confezione normale con ovviamente il CD, e qui abbiamo un codice da riscattare che ci darà vari contenuti inclusi nell'Explorer's Pack, dove abbiamo la possibilità di giocare con qualsiasi razza in qualsiasi alleanza. Ebbene sì, perché le alleanze, poi andremo a scoprirle bene, giuro, faccio video di gameplay, saranno tre, quindi tre fazioni fra cui potremo scegliere. Ma tornando a noi, nell'Explorer's Pack abbiamo quindi, oltre ad avere la possibilità di giocare con qualsiasi razza e qualsiasi alleanza, anche questo pet. Io non so se potete vederlo, perché sta macchina qua non va a fuoco. Comunque ricorda molto, per voi fanatici, un po' Tricky di Star Fox Adventure sul GameCube. Non so chi l'ha giocato. È tanto carino. Però non c'ha le braccia. Vabbè, comunque, tornando a noi, fra i vari contenuti di cui vi parlavo, quindi c'è anche Tricky e c'è anche tutte le mappe del tesoro sbloccate. Ora, non mi rimane che provarlo, registrare per voi, in modo da poter condividere con voi le mie impressioni e le varie features del gameplay. Cosa mi rimane di dirvi? Beh, nonché buona giornata, mi raccomando, non condividete questo video perché magari è un po' povero di contenuti, però piacizzate la mia pagina, condividete il canale e se volete seguitemi anche sulla pagina di Facebook, Twitter e Instagram, comunque trovate tutti i link vari, ok? Quindi buona giornata, buon proseguimento, buon tutto e a presto, ciao! Giustamente, vabbè, non fate caso al telefono.